Ciao, sono David Cardano, mi occupo di kinesiologia, posturologia, psicologia, counseling e mental training. Con questo video voglio presentarti una sequenza di esercizi finalizzati alla mobilità scapolo-omerale a corpo libero e con l'utilizzo di una bacchetta, di una semplice corda o asciugamano, con l'obiettivo di mobilizzare appunto l'articolazione della spalla e di essere anche di aiuto in presenza di piccole tematiche quali dolori artrosici, scarsa mobilità articolare o comunque situazioni non diagnosticate a livello patologico grave. Iniziamo con esercizi di mobilizzazione con gambe divaricate, piedi in appoggio a terra, inspiro e sollevo le spalle, espiro e faccio scendere. Inspiro, elevazione della spalla. Espiro, discesa della spalla con le mani che scivolano e sfiorano la parte inferiore della coscia. Inspiro, espiro. Molto semplice. Esercizio adesso di retroposizione delle spalle, dove inspiro e avvicino le scapole, espiro, ritorno in posizione di partenza. Quindi posizione, inspiro, adduzione scapole, espiro, rilasso. Inspiro, attenzione a non inarcare troppo la zona lombare, quindi mantenete l'addominale attivo. Altro esercizio molto semplice, la classica circonduzione da avanti per dietro. Inspiro, elevo, abbasso e ritorno. Quindi posizione semplice. In, and, S e da dietro per avanti. In, and, S. E quindi ancora dietro per avanti, in and S. Questi primi tre esercizi eseguiamo circa 10-15 ripetizioni in modalità lenta, controllata, con respirazione profonda e completa. Passiamo adesso a esercizi un pochino più impegnativi, dove dobbiamo lavorare con la posizione del braccio avanti e indietro, simulando il movimento della corsa, ma molto lentamente. Inspiro ed espiro, il busto non deve muoversi, sono solo le braccia che vanno avanti e indietro in questo movimento. Altro esercizio molto importante è invece adesso l'adduzione e l'abduzione delle braccia, 90 gradi circa l'angolo tra avambraccio e braccio. Inspiro, espiro. Altro esercizio è partire con il gomito circa all'altezza della spalla, andare con la mano a toccare la spalla opposta e portare il gomito verso l'esterno dietro. Inspiro, espiro. Si può fare anche al contrario. Espiro, inspiro, espiro, inspiro. Movimenti sempre lenti e controllati, facciamo prima con un braccio, poi con l'altro nella stessa modalità. Vado 1, 2. Anche di questi esercizi abbiamo bisogno di fare movimenti lenti e controllati. Idem per l'esercizio con gomito vicino ai fianchi. Partiamo con le mani quasi unite a forma di vertice triangolo, piramide. Inspiro, espiro e ritorno in partenza. Inspiro, espiro. Inspiro, non c'è bisogno di grandi ampiezze, di grandi rom, espiro. Anche per questi tre esercizi sono sufficienti 10-15 ripetizioni, movimenti lenti, controllati e grande respirazione. Passiamo adesso agli esercizi con la bacchetta, dal più semplice in assoluto da fare moderatamente con attenzione. Inspiro, porto le braccia verso l'alto. Espiro, ritorno lentamente con le braccia che afferrano la bacchetta verso il basso. Anche qua, inspiro. Attenzione a non andare in iperestensione della colonna, soprattutto il tratto lombare. Espiro. Dopodiché appoggiamo una mano sulla sommità del bastone e poi sulla parte opposta. Partenza centrale.
Inspiro, porto il braccio verso l'alto, spingendo con la mano dal basso verso l'alto e ritorno. Inspiro, spingo, espiro, torno. Inspiro, espiro. Cerchiamo di forzare leggermente la spinta verso l'alto, ma senza avvertire dolore, con una sensazione di leggero impegno muscolare. Altro esercizio invece adesso è lo spostamento della parte posteriore, quindi in questo modo spingo e vado indietro, ritorno al centro, è uguale, spingo e vado indietro, ritorno al centro, quindi posizione dove da qua eseguo, spingo, vado indietro e ritorno al centro, inspiro, qua il busto ha una leggera torsione per accompagnare il movimento del braccio dietro e ritorno. Anche per questa sequenza di tre esercizi, solita procedura, circa 8-10 ripetizioni per parte destra e sinistra. Altro esercizio interessante è quello che abbiamo con la possibilità della corda o di un asciugamano, quindi corda o asciugamano indifferentemente. Portiamo la corda dietro la schiena in questa modalità con una distanza non eccessiva e sviluppiamo una spinta verso l'alto in modo tale da far salire il braccio dietro ed espiro per il movimento contrario opposto. Dovete regolare autonomamente la distanza in base alla vostra tematica della spalla, alla vostra mobilità articolare. Quindi è un continuo sollevare lentamente e ritornare lentamente in posizione di partenza. Questo esercizio lo eseguiamo ovviamente prima con un braccio e poi con l'altro. E sempre con il nostro asciugamano o corda, lavoriamo con le braccia distese in questo modo. Portiamo piano piano su un lato e sull'altro, cercando di tenere le braccia tese senza muovere il busto. Quindi un movimento di nuovo relativamente semplice, dove il busto rimane fermo, le braccia arrivano fin dove è possibile senza coinvolgere il busto. Dopodiché torniamo in posizione e anche qua ripetiamo l'esercizio dell'elevazione per cercare di andare leggermente indietro, quindi andiamo con una buona apertura delle spalle e poi lavoriamo su questo movimento laterale destra e laterale sinistra. Un braccio sale, un braccio scende, un braccio sale, un braccio scende. Come vedete sempre movimenti molto controllati e in totale relax. Rilassiamo. Ecco, questa è una breve sequenza di alcuni esercizi che possiamo fare per l'articolazione scapolo-lumerale. Con il prossimo video vi proporrò esercizi in stazione seduta, stazione supina, decubito laterale. Grazie per l'attenzione.